Le radici e il tema della 15ª edizione del premio Città di Tramonti Pietro Tagliafierro, nell'epoca in cui la pandemia ha fatto riscoprire antichi valori, il comune della costiera amalfitana ha scelto di incentrare la storica Kermens su di un argomento attuale e che lega con il territorio. Abbiamo portato alla ribalta nazionale il territorio. Il tema più sentito non poteva essere che le radici, quindi quest'anno ci sarà la possibilità di partecipare con tante sezioni, con tante categorie messe a disposizione. In più abbiamo ampliato la platea anche ai semiprofessionisti e professionisti, oltre alle scuole di secondo grado. Il concorso, che si compone di 4 categorie, è rivolto ad artisti, poeti e scrittori italiani che potranno iscriversi entro il 12 giugno. Un inizio, io me lo auguro per tutti quanti noi, me lo auguro per Tramonti, perché come le avevo detto prima, gli anni indietro abbiamo organizzato veramente degli eventi spettacolari e io il mio auspicio, il mio augurio è quello di iniziare e finalmente di dare, soprattutto per la cultura, di dare un segno. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 26 giugno alla presenza, tra gli altri, di Monica Sarnelli e Giuseppe Pisacane.